Buonasera. Allora, oggi iniziamo Sea of Stars, che è un RPG a turni alla Final Fantasy. Non conosco assolutamente nulla del gioco, me ne hanno semplicemente parlato bene. Vediamo come va. Allora, guardiamo opzioni. Vibrazione, crash reports, ok, il linguaggio non dovrebbe esserci l'italiano, infatti. Audio. Sembrerebbe andar bene. Video. Va bene, full screen. Oh, pixel perfect, ok. Ah, no. Va bene. Sicuramente così si vede un po' meglio. Però non mi piacciono quei buchi neri ai lati. Direi che così può andare bene. Vabbè, qua questo ci spiegheranno loro. Insomma. Ok. E vabbè, tastiera. Ok. Vediamo cosa ci aspetta. Allora, Sea of Stars, due anche, personaggi principali. Scegli uno, scegli quello che guiderà il party. Allora, lei è un monaco nato nel solstizio d'inverno. Ah, passo qui. Segue il sentiero dei guardiani della dea Luana. E lui invece è un danzatore di coltelli, figo, nato nel solstizio d'estate, carina sta cosa, e segue il sentiero del guardiano del dio sole. E sono belli tutti e due come caratterizzazione, però dai. I grandi archivi. Allora, possiamo fare che leggo tutti i dialoghi. Benvenuti ai grandi archivi, avventuriero. Immagino che la curiosità ti abbia portato qui. Una caratteristica importante sicuramente. Io sono l'archivista, un immortale versed, non so cosa significhi. Vado a cercare. Allora, versed, un esperto. Ok, un immortale esperto nella via dell'alchimia. Bello. Ma forse lo sai già. Dopo aver speso millenni catalogando in tantissimi eventi di infinite linee temporali, ho deciso di tornare qua. Mul. Userò il vocabolario ogni tanto. Mul sarà scrivere. Riflettere. Ok. Ho deciso di tornare qua per riflettere su tutto ciò che io abbia visto. Musings saranno racconti. Nelle mie riflessioni riguardo alle storie che riempono questi libri, queste pergamene, ho avuto un'epifania. Sembra che nella mia fretta
io possa aver sottovalutato la stessa cosa che stavo sperando di trovare. Che bella linea questa. C'è una storia particolare che desidero rivisitare, una che merita testimonianza, diciamo, una che merita di essere tramandata. E possa la nebbia del tempo permettere una piccola variazione. Credo che raggio di speranza, che fu offerto una volta, possa ancora fiorire. Ok, credo che il raggio di speranza che fu una volta offerto possa ancora fiorire, sbocciare. Quindi vieni con me stanotte e esploreremo una storia di una grande avventura. Di magia e inganno, di amicizia e sogno, meraviglia, giusto Wonder, di magia e inganno, di amicizia e di meraviglia, ma ancora di più un racconto di eroismo. Uno che, credo, offrirà dei preziosi consigli nella ricerca di una soluzione. Rose, non lo so. Spasmi, lo traduci come spasmi, uno che credo offrirà dei preziosi consigli nella ricerca della soluzione agli spasmi del Fleshmancer, sarebbe il carnemante. Ora rimango perduto, un po' spaesato in tutte queste linee temporali e le loro subdole variazioni. Ma conosco quella per fare un buon punto di partenza. Vediamo cosa troviamo qui. Ah, sì. La nostra storia inizia in un mondo visitato dal priore. Carnemante, causando tanto baccano e lasciando un segno che deve ancora essere completamente ripulito, cancellato. Da qualche parte nell'isola Evermist, due coraggiosi bambini del solstizio sono sulla loro strada per incontrare uno spirito immortale. Non pensavo che l'inglese sarebbe stato così
potete diventare dei guerrieri del solstizio completi, hanno bisogno di imparare come usare la magia senza usare la magia. Interessante. Sentiero di montagna. Zeil. Oh, finalmente siamo arrivati, vabbè, al sentiero di montagna. Strada di montagna. Fin qua tutto bene. Quindi la nebbia. Elder Mist. Ma Mist non è nebbia. Boschia, bruma, vabbè, la nebbia antica, vabbè, ok, quindi la nebbia antica vive da qualche parte qui, eh? Pensi che sia solamente un altro test? Potrebbe, ma sicuramente è meglio che stare seduti all'accademia. Io ho bisogno del traduttore più di quanto pensavo, però ci sta. E cucire. Cucire, davvero? Cucire. Sì, cucire. Ok. Quindi lui non ama cucire, va bene. Ah. Sì, sono sicuramente contenta che abbiamo finito con quello. Applicate voi stessi per la volontà che vi. E per il volere che. Si può dire? Il volere che tessete, il volere che. Applicate lo stesso per la vostra volontà. Ok, applicate voi stessi perché la vostra volontà potrebbe essere la tua sola difesa nel tempo del bisogno più grande. Mentre la lezione insegnata qui può apparire essere persa. Allora. Mentre la lezione insegnata qui può sembrare niente, qualcosa nel profondo si è costretti a imparare. Ehi, il sole tramonterà presto. Dovremmo prepararci un giaciglio, un campo. Dividiamoci e andiamo a cercare un bel posto, un buon posto. Vedo qualcosa dietro quegli alberi. Cos'è? Tempo di qualche ricerca. Infatti, eccolo lì. Sto arrivando. Ok, oh, ci siamo. Attacco, abilità, oggetti. Sto provando a premere un po' di tasti a caso per vedere se fanno qualcosa di particolare. Ok. Start, select. Attacchiamo per ora. Non abbiamo informazioni su di lui, attacchiamo. Vulnerabile, dice. Aia.
attacchiamo. Vulnerabile, ok. True Games non sta scherzando. Sembrano già facili da battere. Vediamo dove ci porta. Oh. Warn, non so cosa vuol dire, però piano piano impariamo un po' di termini. Logoro, ci sta. Quindi l'incisione è logora, ma sicuramente si riferisce a un rito di passaggio per i bambini del solstizio. L'antica nebbia. Ok, non andiamo indietro, dobbiamo raggiungere la cima e... Ok, A con A, climb e jump. Io... Ok, ah, peccato, valere... Valere... Ah, ha coperto questo lato. Dovrei andare a destra, ok. Select, start, outplay... Reverse combat, ma facciamoci dire piano piano le cose. Ok, triangolo, cerchio. Ma per ora nessun tasto sembra rispondere a... Oh, è quello? Oddio, è un bufalo. Dai, vieni. No? Cosa fa? Ci segue? Non so se dobbiamo evitarlo oppure... No, io vorrei andare. Vabbè. Eccolo lì. Bene. Attacchiamo. Cos'è quel 3 che compare quando attacchiamo? Ah, uno tosto, eh? Proviamo questo. Ah, le skill, finalmente. La sfera solare... È un proiettile magico solare che si sparge ai nemici vicini. Premio per la potenza. Ok. Zayl, ha trovato qualcosa? Solo un piccolo cieco. Te? Niente di nota, ma la via per la cima è sicuramente di qua. Il sole sta tramontando, vieni di qua, accenderò un fuoco. Arrivo, non posso aspettare per... Clubs, cosa sono? Pomodori, ma insalata? Cos'è? Cos'è? Mazze di pomodoro, ma come significa? Vabbè, insomma, insalata di pomodoro? Mettiamola così? Ok, arrivo subito, non vedo l'ora di altra insalata di pomodoro. Vediamo, o magari sono spiedini. Premia per srotolare la scala di corda. Ok. Andiamo, andiamo. C'è un uccellino che è scappato. E quanta strada che ha fatto Valera. Pure una canotta. Un tipo passaggi segreti magari. Non so, bisogna fare attenzione. Ok. Oh oh. Ok. Ok, per vedere la pericolosità. Ma che bello, sembra innocente, non è innocente. Aiuto!
cambia anche colore mentre ci segue. Vabbè, combattiamo. Allora, vediamo subito skill. Volevo vedere la sample, perché la sample cresce e poi tipo diminuisce. Vediamo. 2, 3, 4. Forse, non lo so. La palla di sole. Un altro uccellino. C'ha le uova? Beh, un altro di quelli. Dai. Beh, una capra. Ma non batte la faccia che hai fatto la prima volta che hai provato a tirare una palla, una sample, una palla di sole. Oh, posso ancora sentire le urla, diciamo. Vediamo un po'. Sì, diciamo le urla, come si dice, i rimproveri. Posso ancora sentire i rimproveri del capomastro. Quello di unità, come ho detto. O stando attenti in classe, o impunemente provando a tirare un proiettile con la vostra mano aperta, imparerete la prima regola della magia solare. Per essere onesti, l'hai imparata. Oh sì, quella... quella mi ha richiesto una sola volta. Ti mancano mai quegli anni? Prima dell'allenamento, dell'addestramento. Essere semplicemente ragazzi. Sempre sognando... sognando occhi aperti e mettersi nei pasticci. E facendo errori. Mi dispiace Valeria, non volevo. Non fa niente. Capisco perché non hai voluto venire con noi dopo quello che è successo. È solo... Avrei voluto che ci dicesse arrivederci. Dopo 10 anni che non lo vedo, solamente sapere che sta bene e che siamo ancora amici. Questo è un modo di dire che non conosco. To get away for self. Perché dobbiamo andare oltre noi stessi, comunque, però non sono sicuro. Girl. Dieci anni fa, nel villaggio di Mooncradle. Quindi, facciamo un breve recap, che tra lettura e ricerca di termini uno si perde. Sono stati addestrati e hanno perso in qualche modo questo amico chiamato Garl. La mia arma sarà qualcosa che colpisce veramente forte. E io prenderò una veloce. Saremo... invincibile.
immaginate tutte le meraviglie che troveremo dopo che saremo andati via dall'isola Evermist Island. Voglio vedere The Sleeper, il dormitore. Cos'è? Non hai mai sentito del dormitore? Le storie dicono che è un serpente gigante e che ha dormito avvolto intorno a una montagna ancora prima che gli storici lo potessero testimoniare, lo potessero riportare. No, non ci credo. Davvero, davvero, è super pericoloso. Ma non preoccuparti, non si può svegliare. Perché no? Apparentemente ci sono buchi nella montagna e il vento ci soffia attraverso. E questo suona intorno a una melodia che lo tiene addormentato. Wow, voglio vederlo anch'io. E la campana, Erlina e Brugeis sono tornati. Veloci, forse possiamo incontrarli prima che vanno all'accademia. Prima che vadano. Io sono un po' curioso. Un salvataggio? Sì. Ok. Siamo ragazzetti. Ah, è alla Final Fantasy 8 questa cosa qua. Vediamo. Non possiamo far rincoglionire i nostri compagni camminando. Ok. Entriamo qua. Ehi, giovanotti. State ancora giocando in quella piccola caverna lì sotto? Non lo so. Qua? Cosa c'è? Niente. Questi campi sono la nostra principale risorsa di cibo. È lavoro duro. Ma mi ricordo tutti i giorni, quando mangiamo tutto insieme, che lo sforzo ne vale la pena. È un degno sforzo. Ma oh, gigante qua, non c'è una mappa. Una taverna. Spero che non vi mettiate ancora nei guai. Aspetta. Le cazze. I due che volevano trovare. Brugeis, eccovi. Erlina. Brugeis, Erlina. Giocate ancora nel vostro nascondiglio segreto? Stavamo allenando. Penso di poter usare la magia adesso. Ah sì? Facci vedere. Sborona. Wow. Vieni più vicino, Zelle. Apri il tuo palmo e concentrati. E tu, Valere? Ti stai allenando anche tu?
tutti i giorni. E scommetto che sono più forte di te adesso. Ne sono sicuro. Vieni qua allora. Ya, ya. Ok, si allena. Oh, 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 vai piano adesso. Non posso andare dal capomastro se mi abbatti adesso. Ehia. È stato fighissimo, Zell. Ce l'hai fatta. Guerrieri del solstizio. Ecco il capomastro Moraine. Quanti nomi già da ricordare. Azael, Valere, Garl, Erlina e l'altro nome già non mi ricordo. Moraine. Se avete finito con i vostri doveri da babysitter, vorrei vedere il vostro rapporto. True Games, ecco. Subito, capomastro. Possiamo venire anche noi? Credetemi, una volta che entrate all'Accademia dello Zenith non vorreste averlo fatto. Andiamo, Brugames. Ehi, c'è la luna piena. Vogliamo andare alla caverna proibita ancora? Si chiama caverna proibita. Abbiamo già provato, non riesco ad aprirla. Sì, ma l'ultima volta abbiamo deciso che abbiamo detto che forse con la luna piena la luna piena potrebbe rendere la runa più sensibile. Sono sicuro che funzionerà. E Moraine sarà così impressionato che vi prenderà per l'addestramento subito. E poi finalmente avremo il permesso di lasciare quest'isola. E se invece si arrabbiasse e ritardasse il nostro addestramento invece? No, non è possibile. Beh, possiamo preoccuparci di questo dopo che l'avrò aperta. Intendo se riuscirò ad aprirla. Ok, andiamo. Andiamo. Esploriamo un po' qua intorno. Oh, che bello. Sono proprio le forze del sole e della luna, diciamo. Però io vorrei prima esplorare bene. Secondo me questo è il posto giusto in cui andare. Ci dirà che non possiamo passare. Dove sono andati? C'è più nessuno. Un dormitorio. So che voi volete incontrare Erlina e Brugates, ma sta iniziando a essere tardi. Presto a dormire, ok? Sì, forse per ora è vuota perché abbiamo una cosa sola da fare. Ricordatevi, giovanotti. Willow non so cosa vuol dire. Salice. Ah, che è quello che abbiamo davanti allora. Ricordate, giovani, il salice celestiale è stato un
della grande aquila, trattatelo sempre con rispetto. E qua abbiamo altre zucche. Ok, vabbè, andiamo. Abbiamo il mondo aperto adesso. Aperto. Sembrano i livelli Super Mario. Ok, andiamo. Caverna proibita. Salviamo, sì. Ce l'abbiamo fatta. È tempo di fermarsi per uno snack. Cosa? Io non sono affamato. Sì, siamo partiti solo pochi minuti fa. Guardate, non è una vera avventura se non si mangia uno snack per la strada. In più, ho fatto qualcosa di speciale per l'occasione. Ecco, un sandwich. Wow, era davvero squisito. Davvero. Sono contento che vi sia piaciuto. Il prosciutto. Ho usato un po' di... Oddio. Sap, non so cosa vuol dire bene, ma credo che siano i petali. Linfa. Ha usato un po' di linfa dal salice celestiale. Che gli avevano appena detto di non toccare. E questi sì. Potresti essere nei guai per questo. Solo se tu lo dici. Ah. Ok. Come posso fare? Forse come mi ha mostrato Erlina? Prova a aprire il tuo palmo e concentrarti. Ce la puoi fare, Valera. Lo sapevo. Ha funzionato? Ce l'ho fatta. Ce l'ho finalmente fatta. Quindi, cosa facciamo adesso? Il capomastro avrà sicuramente sentito il suono della campana. Aspettiamo che arrivi qui. Potremmo anche entrare. Potrebbe essere la nostra prima avventura. Sì, e quindi il capomastro sarà che noi non abbiamo paura. Questo è eccitante, andiamo. Sono bambini, effettivamente. Ci sono dei mostri là, nascondiamoci. Pensavo che Evermist Island fosse sicuro. Forse è vero solo per la città Moon Cradle. Dovremmo tornare indietro, sembrano pericolosi. Sì, buona idea. Ed eccoli circondati. Attenzione, ce n'è un altro. Si mette male, siamo circondati. Se usaste i vostri poteri,
attenzione, sta facendo qualcosa. Dai, dai. Zei, l'attenzione. Ah, si è preso un'incornata nell'occhio. No, Carl, il mio occhio. Va veramente male. Non posso vedere. Non c'è via di fuga. Sono in procinto di attaccare ancora. Mo si mette male. Eccole, quindi eravate voi. Così pieni di risorse, così sfrontati, senza riguardo, vedo. Capomastro, Girls ha bisogno d'aiuto. Sta un po' meno male, sta un po' meglio. Come chiunque altro nato in Moon Cradle, quello di cui Carl ha bisogno è di non preoccuparsi con gli affari dei guerrieri del solstizio. Sono davvero spiacente, capomastro. È stata tutta una mia idea. Ehi. Sii grato che l'unico costo di questa lezione è stato un occhio, giovane. Beh, per quanto riguarda voi due, se voi avete così, se fremete così tanto di ricevere l'addestramento, dovrò concedervelo, credo. Oblige. Sì, dovrò darvelo, dovrò impegnarmi a darvelo. Vabbè. Seguitemi. Guarisci la ferita e consola il povero ragazzino. Se non è un piagnucolone. Ah no, non è un piagnucolone. Ma se il dolore sembra ritornare, mandalo da me. Ok, capomastro. Non vedrai i tuoi amici per un lungo periodo di tempo. Se avete delle parole di arrivederci, ditele. Diglielo adesso. Non li vedrà perché non ha un occhio, capito? No, era terribile. Comunque, io... Non può venire a stare con noi? Quant'è tanto tempo? Tipo una settimana? Goodness. Ah, l'entusiasmo dei ragazzini. Ci
vogliono anni per addestrare propriamente un guerriero del solstizio. Anni? No. Ma i tuoi amici hanno tanto da imparare. Suggerirei che tu usassi questo tempo per riflettere su cosa è successo oggi. Con un po' di fortuna ti aiuterà a con un po' di fortuna ti aiuterà a dimenticare l'idea di mischiarti in affari che non ti riguardano. In realtà è detto in maniera un po' diversa, perché diciamo di mischiarti in faccende, in fardelli che non state portare, ecco. Ragazzi, non vi dimenticate di me. Mai. Ci alleneremo davvero duro. Forse non ci servirà così tanto tempo. Invece mi sa che è servito. Poverino. Loro due forse sono gli unici perché sono nati col solstizio. Durante il solstizio estate d'inverno. Abbiamo aspettato per così tanto. Quando partiamo? Quando iniziamo? Domani. Comunque penso che un'introduzione sia necessaria, sia duopo. Senti, fate attenzione. Ah, la città dall'alto. Da molto in alto. Benvenuti nell'aula del cielo. Nel cielo. Wow, è bellissimo. Sento una strana risonanza, come quando ho aperto la caverna proibita. Buono che... brava che l'hai notato. Avvicinarsi al cielo aiuta le nuove reclute a avvicinarsi alla loro magia innata. È una grande premessa che tu sia stata capace di sentirla prima, e anche Zay, da quello che mi ha detto Erlina. È stato solamente una piccola esplosione. Non hanno idea di quanto potenziale abbiano. Probabilmente andrà per il meglio. Ora, negli anni che starete qui all'Accademia Zenith, imparerete riguardo i doveri incombenti dei guerrieri del solstizio. Della magia che siete destinati a padroneggiare, a tenere, e il male che è inteso
che dobbiamo ripulire. Impareremo anche come combattere, giusto? Ovviamente. Passerete le vostre giornate allenandovi e studiando. Ma la cosa più importante... Ma la cosa più importante è cucendo. Cucire. Sembra noioso. Oh, posso assicurarvi che lo è. Nonostante tutto è un compito obbligatorio. Tutti quelli che entrano in ordine iniziano tessendo la loro volontà in un pezzo di fabbrica incantato, la base dei guerrieri del solstizio. The base, sì, vabbè, la base. È il loro oggetto più prezioso. Garantisce luce nei posti più oscuri. È una misura di protezione contro gli scagnozzi del carnemante, Fleshmancer. Ma prima dovete imparare i vostri doveri, allenarvi fino a che non potrete sentire i vostri... arti, le vostre braccia. Allenarmi fino a che non potete sentire le vostre braccia, e quindi allenarvi ancora un po'. Una volta che sia il vostro corpo che la vostra mente sono riempiti col potenziale, creerete un pezzo magico che sia degno delle stesse stelle. Un pezzo di tessuto. Quindi sarete inviati oltre la caverna proibita per incontrarvi con l'Elder Mist, con la nebbia antica, ma non, Mist non è nebbia in questo caso, mi sa, comunque con l'Elder Mist, perché solo lui può dare, può concedere il titolo di guerrieri del solstizio. Tessere. Capisco che non era quello che speravate, ma è quello che è richiesto da voi per il prossimo tempo. Anni di tessitura, di cucito. Questo è tutto per oggi. Starete molto tempo in queste sale. Fate come se fosse a casa vostra. Alla vostra sinistra c'è la stanza d'allenamento. Andrete lì come prima cosa nel mattino. Per questa via ci sono le mie camere. Non potete entrare, ovviamente. E alla vostra destra ci sono i dormitori. Assicuratevi di scegliere un letto allineato con la vostra magia innata. Siate liberi di guardarvi intorno, quindi andate a dormire quando siete pronti. Buonanotte. Noi come prima cosa lo seguiamo. Ma serve un'occhiata. Ok.
Allora, qua c'è la stanza d'allenamento, quindi. C'è questa boschia violacea. Oh, la signora per pulizia. Oh, eccovi, Moraine finalmente ha deciso che eravate pronti. Diciamo che più o meno signora non fa salire, ok. Neanche di qua? Neanche di qua. Ok. E qua si torna indietro, ma possiamo tornare indietro? Mi sa di no. Ok, andiamo a dormire. Questa sarà fine storia, perché poi i nostri personaggi nel presente sono ancora alla ricerca dell'Elder Mist. Ricordo quando Erlina e Brugheis avevano la vostra età, non si fermavano mai di correre. Oh, mi sento vecchia adesso. Voilà. No, qua c'è la coda della testa. Vabbè, ok, è chiaro. Cos'è? Ah, il letto, ok. Allora, salviamo. E dormiamo. Dato che lui è del sole, andiamo in un letto del sole. Vai a dormire? Sì. Mattino dopo, nella stanza di addestramento, Brugheis. Buongiorno ragazzi. Brugheis. Quindi sarai tu il nostro maestro, il nostro allenatore? Lo spero. Erlina, io e Erlina andiamo via domani, ma il capomastro è stato abbastanza gentile. I wish e vorrei. Erlina e io andiamo via domani, ma il capomastro è stato così gentile da far sì che il vostro primo giorno fosse speciale. Siete pronti per l'allenamento? Ci puoi scommettere. Questo è quello che voglio sentire. Credo che queste vi stiano bene. Ah, siano appropriate per voi. Ok, abbiamo ricevuto la spada da combattimento d'allenamento e valere la staff, il bastone d'allenamento. Bene, mettiamoci al lavoro. Puoi farcela valere, non arrenderti adesso. Mai. Come corre? Vai, Zail. Continua. Io posso farcela. È tutto per oggi, siete stati grandi. Più era stato davvero faticoso. Siete liberi di fare una pausa, Erlina.
Incontrate Arlina sulla terrazza quando siete pronti. E che palle, andiamo correndo. Terrazza sarà questa? Eh sì. Oh, eccovi, siete pronti a imparare la magia? Dovrebbe sembrare come se qualcuno... grattasse un prurito lontano da voi. Compel, non so cosa vuol dire. Dovete concentrarvi sulla sensazione e imbrigliarla per avvicinarvi. Penso che stia funzionando. Ehi, mi hai fregato, credo, Statled, mi hai anticipato. Sì, Statled sarà anticipato, sorpresa, anticipato, ok. Ehi, mi hai sorpreso, ce l'hai quasi fatta. Ora anche la mia se n'è andata. Va bene, non fa niente, respira lentamente. Provate a rilasciare solo quando sentite che la corrente vi passa di fronte. Se il vostro timing è corretto, lo vedremo. Al 3. 1, 2, 3. Penso di averlo sentito. Formicola. Ottimo, avete fatto la parte più difficile. Sono sicura che il vostro addestramento andrà bene, ma un'altra cosa. Non importa cosa il capomastro vi insegni, ricordate che la vostra vita è... Arlina! Dato che hai fatto con le nostre nuove reclute per istruirli nella via della magia, ti affiderò, diciamo, avremo un incontro per il tuo prossimo compito. Ti affiderò un nuovo compito. Per quanto riguarda voi due, è tempo che proviate quel kit da cucito. Andiamo. Il telaio. Creare un pezzo di tessuto magico degno delle stesse stelle è sicuramente un ordine altisonante. Sì, non ho neanche idea di... che forma farlo. Almeno il capomastro ha detto che non l'avremmo fatto giusto la prima volta. Beh, sono stanco. Cosa fai?
cammino un po'. Prossimo salvataggio e stacchiamo. Siamo ancora nel prologhissimo. Continuo a ripeterlo, ma il Fleshmancer, il Carnemante, ha lasciato il nostro regno quando Dweller è tipo scavatore, no? Abitante. Abitante. Abitante della contesa. Il Carnemante ha lasciato il nostro regno sicuramente quando il portatore della contesa, portatore del conflitto fu distrutto. Quindi perché non possono avere una vita normale? Sai bene che noi tre possiamo portarlo su Wraith Island. Noi non abbiamo bisogno di loro. L'isola spettrale. Cautela, Erlina. Non possiamo sapere quali minacce possiamo fronteggiare in futuro. Zale e Valere sono stati portati a Moncredol dalla Grande Aquila. Non è compito del capomastro dubitare di queste cose, e neanche il tuo. Quindi quando sarà abbastanza? Che ne... riguardo a Moiara? E riguardo ai gemelli? Brugheis? Non giudicare un sacrificio che non puoi tentare di comprendere. Questa conversazione è finita. Studieranno qui mentre voi andrete avanti nelle vostre investigazioni. Alla prima eclisse, dopo che il loro addestramento sarà completo, si uniranno con noi per la pulizia, come chiamarla. Imparate tutto quello che potete fino ad allora. Sì, però potremmo chiamarla purificazione, ecco, purificazione, cleansing, la purificazione. Ma andiamo, Brugheis. E quindi si allenarono e cucirono per giorni e per mesi. Più veloce.
Concentratevi e rilasciate. Questo non lo saprei tradurre, è più a lungo un dweller, vabbè, è lasciato ai suoi... dispositivi, più forte diventa. Allora cerco... i suoi accessori, i suoi... sì, ho capito, vuol dire più a lungo il portatore è lasciato ai suoi ai suoi dispositivi, anche se fa schifo come termine in italiano detto così, più forte diventa. Questo rende il servizio di pattuglia essenziale. Fatene crescere uno troppo a lungo e avrete un ingoiatore di mondi nelle vostre mani. Contro questo nemico neanche una legione di guerrieri del solstizio, anche una legione di guerrieri del solstizio sarebbe senza speranza. Dato che rimandare aumenta solo le possibilità di un ingoiatore di mondi, la purificazione bersaglia, cioè viene fatta al portatore più forte che conosciamo. Capomastro, se i portatori sono immuni alla nostra magia, come possiamo combatterli? Questo è il motivo perché la purificazione è sempre fatta durante un'eclisse totale. Solo in quei momenti le debolezze dei portatori sono esposte. Quanti portatori sono rimasti? Solamente uno, conosciuto come il portatore dei guai, del dolore, delle calamità. Chiameremo portatore delle calamità. Ma non lo possiamo sapere per certo. Il carnemante potrebbero aver piantato altri semi del male prima di lasciare il nostro mondo. Quindi dobbiamo sempre rimanere vigili. Ok, quindi abbiamo questi portatori che più vengono lasciati stare, più diventano forti. Sono nati da questi semi del male piantati dal carnemante, dal Fleshmancer, che però ha lasciato il mondo dopo che l'ultimo portatore era stato sconfitto, o il portatore di un certo portatore, adesso già non me lo ricordo, forse di tradurre, pensare. Capomastro? Sì, Zay? Cosa succederebbe no, cos'è accaduto? Ah, giusto, è quello di prima, il Dueller of Strife, quindi l'han detto portatore del conflitto, portatore del... vabbè, possiamo chiamarlo conflitto. Cosa
Cos'è accaduto al portatore del conflitto e chi è Moyara? È tutto per oggi. Settimane dopo, un suono nella notte. Zeil, svegliati. Valere, cosa... Penso di aver sentito una voce arrivare dall'entrata. Che ore sono? Chi se ne frega? Andiamo a vedere. Andiamo a controllare. Ok. Ok ragazzi, chiunque sia l'ascolto, per oggi finisce qua. La storia sembra farsi abbastanza interessante, vedremo come prosegue il combat system. Non abbiamo neanche superato il prologo, quindi proprio siamo semplicemente, non abbiamo ancora combattuto davvero neanche una singola volta. Però vedremo come va. Per il resto, alla prossima.